E ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come ho montato su Rhino Cinghialino il TerraTrip GeoTrip 202V5, che è quello che utilizza l'antenna GPS GLONASS per i dati telemetrici della velocità e della distanza percorsa, oltre ovviamente alle sonde che sono montate su un organo in movimento del veicolo. Lo scopo qual era? Era creare un supporto che potesse alloggiare anche una luce di navigazione, perché ha il display retroilluminato ma non i tasti retroilluminati. Oltretutto, per vedere un roadbook o una mappa durante un raduno o un percorso in notturna diventa difficile se uno sul fuoristrada o sul veicolo in generale non ha una luce di navigazione. Pertanto ho inventato un piccolo stratagemma per montare una luce mappa e soprattutto una luce per illuminare la tastiera sullo strumento. Ho acquistato in un supermercato un semplice tagliere perché è fatto di un materiale plastico molto ben lavorabile e spesso 6 mm. Ho ricavato un rettangolo di 5 cm per 15 cm, che praticamente è la grandezza di parte del retro dello strumento. Come vedete, lo strumento ha già gli alloggiamenti predisposti per le viti di fissaggio, che sono due viti M4 della lunghezza massima di 10 mm. Mi raccomando, non superate la profondità di 10 mm, altrimenti andreste a rovinare l'interno dello strumento. Oltretutto è molto ben fatto perché, come potete notare, ha un nottolino filettato di ottone, probabilmente affogato sullo chassis dello strumento. Una volta ricavato, diciamo, il rettangolino dal tagliere di 5 x 15 cm, l'ho appositamente lavorato facendogli due fori con l'interasse, questo qui, cioè l'interasse dei due fori di fissaggio, ricavando un'asola per questo connettore, che è il connettore dove va collegata l'antenna esterna del GPS. Come vedete, è un connettore, anche questo in ottone, dove o rame, dove filettato, dove si avvita il connettore del GPS, che solitamente rimane fisso sul veicolo. Pertanto, una volta effettuati i fori, dovevo anche realizzare il supporto, perché io sul mezzo utilizzo i supporti RAM mount, questi qui con la pallina, che si usano anche per le moto o comunque per i veicoli in generale. Per cui dovevo creare una flangia che rimanesse dietro lo strumento e che permettesse di collegare sia la base a sfera della RAM e sia poi la luce di navigazione aggiuntiva. Quindi ho forato innanzitutto il pezzetto ricavato con l'interasse dei due fori che corrispondono ai fori di fissaggio del TerraTrip. Ho ricavato un'asola, una semplice asola con una punta di trapano grossa e poi limata, per tenere libero il connettore del GPS. Centralmente ho ricavato due fori, ma questa volta svasati nella parte retrostante. Vedete, sono gli unici due svasati sul retro, che servono praticamente per alloggiare le viti di fissaggio del supporto RAM a filo, perché vedete, la vite entra dentro a filo, e quindi possono venire a contatto con lo strumento senza rovinarlo, perché la vite è affogata nel materiale, nei 6 mm di spessore del tagliere. Ho usato questa plastica perché è molto ben lavorabile, simile al teflon, ed è anche molto resistente, non flette in questa misura, e ho scelto l'altezza di 5 cm proprio per lasciare liberi i connettori che sono dietro allo strumento, quindi oltre quello dell'antenna GPS, quello delle sonde e dell'alimentazione, e quello aggiuntivo che serve per montare un display remoto nel qual caso uno volesse montare un display sul cruscotto del veicolo lato pilota. Pertanto, il supporto della RAM va montato sul lato posteriore e siete vincolati dall'asola del connettore del GPS. Nell'altro lato si inseriscono le viti. A testa, ovviamente, bisogna prenderle con la testa svasata, viti a testa svasata, mi raccomando, perché vanno affogate nella svasatura ricavata nella plastica, e montiamo
il nostro supporto RAM con dei dadi autobloccanti. Con la chiave da 7 ho messo prima, vedete le viti sono affogate nella svassatura. Ho messo prima il dado autobloccante e poi un ulteriore dado cieco. Il dado cieco ho lasciato volutamente più lunga la vite, serve poi come battuta per evitare che con lo snodo lo strumento vada a toccare sulla base e quindi si rovinino i connettori, questi proprietari questi connettori. Dello strumento, quindi serve in realtà come spessore di battuta, la funzione è quella. Oltretutto il sistema RAM è un sistema universale che si usa nelle moto, nelle macchine e per cui come vedremo poi e come avete visto in un altro video apposito, ho su fuoristrada tutte le sfere RAM per poter applicare i vari accessori. Giunti a questo punto, vi faccio vedere come ho preparato la luce, diciamo, mappa, la luce di navigazione che illumina anche lo strumento. Ho acquistato una lampada di lettura a batteria, che nello specifico contiene una batteria CR2032 e gli dà un'autonomia di circa 30 ore. La batteria comunque è sostituibile dalla testa della lampada che illumina questo LED. La scelta è stata voluta perché se fosse stata diciamo nella clip, la batteria avrei dovuto ogni volta smontare il tutto. Come vedete, ha due regolazioni di intensità luminosa, una più forte e una più debole, e lo spegnimento. Ho smontato la clip di lettura che era qui. Ho smontato la clip, ho rimosso sia la molla che il supporto della molla e ho fatto un foro di M4. Per poter utilizzare il foro di fissaggio dello strumento con una vite leggermente più lunga che mi permetta anche di alloggiare la lampada. A questo punto, una volta smontate queste piccole parti dalla lampadina, andiamo a montare il TerraTrip il supporto sul TerraTrip. Nel lato dove non va montata la lampada utilizziamo una vite M4 con la testa a croce e con la sua rondella. Adesso non serriamo in modo da poter avere un po' di gioco per centrare la flange. Come vedete, la misura di 15 cm è leggermente più piccola dello strumento proprio perché, per far sì che non si veda dal davanti, anche l'estetica. Volendo, si può anche verniciare a spruzzo di nero la base. L'ho lasciata del colore del tagliere perché tutto sommato non mi crea nessun problema. Ora, con il foro che abbiamo fatto sul guscio, diciamo, della clip della lampada, ho fatto qui il foro. Andiamo ad applicare la lampada sopra. Il foro l'ho filettato proprio perché così è ancora più robusto. Poi con una pistola di colla a caldo andremo ad inserire due punte di colla a caldo qui e qua che lo faranno aderire ancora meglio alla base, diciamo, di plastica del tagliere. Una volta applicata la colla a caldo, tenendolo fermo con un dito, andiamo a serrare la vite. Mi raccomando sempre di non superare il centimetro di profondità, quindi 10 mm. Nello strumento, nel TerraTrip, ma le ho controllate prima la lunghezza delle vite. Andiamo a serrare anche l'altra vite, quella che avevamo lasciato lenta, per poter regolare la lampada. Ora, come vedete, abbiamo mantenuto libero l'aggancio del connettore GPS, dove si può agevolmente stringere o con l'apposita chiavetta o anche a mano. E abbiamo mantenuti liberi le due morsettiere che hanno i due spinotti di fissaggio. E abbiamo la lampada di lettura regolabile. Ho scelto questa, ripeto, perché è molto rigida, quindi con le vibrazioni no,
non si muove molto, che ci permette di illuminare la tastiera del TeraTrip con due tonalità di intensità luminosa, di notte è sufficiente quella più debole, e contemporaneamente permette anche al navigatore di leggere il roadbook o la mappa e di poter azionare i vari tasti che non sono retroilluminati a differenza del display, che invece è retroilluminato in azzurro. Quindi di notte ha questa funzione, sia di illuminazione del frontale dello strumento e sia per la lettura, diciamo, della mappa. Ora andiamo nell'auto e proviamo a vedere com'è l'installazione finale. Allora, siamo su Rino Cinghialino, sul mezzo. Come vedete, questa è l'antenna GPS del sistema TeraTrip. Nel caso del GeoTrip utilizza i satelliti per calcolare la distanza. Io, per evitare di forare il cockpit o meno, ho comprato su Amazon delle placchette di metallo o adesive molto tenaci che servono proprio per attaccare su qualunque superficie degli strumenti con attacco e aggancio magnetico. In questo caso ho scelto quella rotonda, ci sono sia rettangolari che rotonde perché quella rotonda era sufficiente. Prendendo l'antenna basta, come vedete, avvicinarla e viene attirata sulla placchetta e rimane fissa in posizione. Lo strumento viene montato sulle sfere del sistema RAM, in questo caso ne abbiamo due perché su una ci va il GPS della Garmin che può essere montato sia qui che dall'altro lato e su questa ci va lo strumento TeraTrip. Colleghiamo prima lo spinotto dell'antenna GPS, quella che abbiamo messo sul cruscotto. Io lo stringo a mano perché comunque si riesce a fare forza essendo ottagonale, non serve stringerlo con la chiave. E colleghiamo il suo cavetto di alimentazione che volendo ha gli alloggiamenti anche per ulteriori sonde e sensori accessori vari. Andiamo ad applicare il sistema di fissaggio. Come vedete è snodato, quindi è regolabile in qualunque posizione. Nel nostro caso io lo vado a posizionare così ed ecco perché ha quei fine corsa che vi avevo fatto vedere prima, perché permette di posizionarlo in varie posizioni, ma di non girarlo oltre questa angolazione e quindi permette anche al pilota di vederlo. Noi lo teniamo posizionato con questa angolazione e quindi ora oltre al accendiamo lo strumento. Vedete, il display è retroilluminato, ma i tasti no. Sta acquisendo i satelliti. Ora, tra un po', la sonda con il disegnino della parabola ci darà quanta potenza di segnale satellitare riceve. Nel frattempo che fa il punto dei satelliti, ci dice che è collegato alla sonda G, quindi alla sonda GPS, e non alla sonda del veicolo. Abbiamo però anche ora la luce di navigazione sopra, ecco, ci dice che i satelliti sono in 3D, quindi sono in alta, ne riceve parecchie, il segnale adesso man mano aumenterà. Quindi saremmo pronti per iniziare il giro e la misurazione. Però, dovendo fare una notturna, questa lampada permette, come vedete, sia ad alta intensità sia a bassa intensità, così è spenta. Lasciamo adesso ad alta intensità, permette di illuminare i tasti dello strumento, in particolare il clear che serve per i parziali, per azzerare i parziali che il navigatore azzererà ogni svolta indicata nel roadbook, ma soprattutto serve anche ad illuminare il roadbook o la mappa che il navigatore terrà sulle ginocchia. Quindi permette di avere tutt'uno con lo strumento sia la lampada di navigazione che e lo strumento stesso, mentre di giorno si può tranquillamente spegnere e quindi tenerla spenta. Non è ingombrante, non dà fastidio, è una soluzione semplice che però casalinga, che però permette di utilizzare lo strumento
anche di notte, perché se no avremo solo il display retroilluminato ma non i tasti illuminati. Dovremmo mettere una luce di navigazione diversa, ma in questo momento non avevo tempo di allestirla in questo spazio del veicolo, pertanto ho fatto questa piccola modifica che comunque con la batteria, ripeto, al litio CR2032 ha circa 30 ore d'autonomia in modalità di risparmio energetico, quindi in modalità quella con un po' meno luce, cioè questa qui, che permette comunque di vedere bene i tasti. È orientabile perché è flessibile, quindi è di gomma. Ovviamente quando si monta il TerraTrip e quando si monta anche il GPS della Garmin va disattivato l'airbag del passeggero, onde evitare che questi strumenti vengano scagliati contro il passeggero nel caso dovesse scattare l'airbag, che comunque si disinserisce quando uno fa fuori strada. Spero di esservi stati utili e dall'equipaggio di Rino Cinghialino è tutto. Buona serata.